Quando gli incarichi apicali delle istituzioni europee sono stati immaginati, non sono stati immaginati in una logica di maggioranza e opposizione. Sono stati immaginati come incarichi neutrali che dovevano garantire tutti i oggi 27, 27 Stati membri. Quindi la logica, cioè, l'indicazione dei trattati è quella di dire si segue. Per gli incarichi apicali, indipendentemente dal fatto che vi sia una maggioranza poi nel Parlamento e un'opposizione nel Parlamento, si segue il peso politico che i cittadini hanno scelto di dare ai gruppi presenti in Parlamento. Stamattina la collega Madia diceva giustamente, eh, Presidente Meloni lei si lamenta, ma la democrazia funziona così. Perché? Partito Popolare Europeo è il primo partito del Parlamento Europeo e quindi indica il Presidente della Commissione. Il Partito Socialista è il secondo, partito della, uh, del Parlamento, il secondo gruppo del Parlamento Europeo e quindi indica il Presidente di, del Consiglio. E i Liberali sono il terzo gruppo del Parlamento e quindi indicano l'altro rappresentante. Eh, Presidente Meloni, è la democrazia.